Siamo messi malissimo, non esiste più la sicurezza, non esiste la privacy, non esiste più la possibilità di avere un controllo e neanche un autocontrollo. Oggi abbiamo la possibilità di capire che mamme mettono i loro figli sul web senza rendersene conto, che persone mettono i loro fatti assolutamente privati sul web e spesse volte anche in pubblica piazza senza rendersene conto, per cui oggi parlare di privacy è un po' difficile. Ci sono dei controlli che vengono effettuati da istituzioni anche filo governative, parlamentari, che a volte invadono campi che molto probabilmente non sarebbe neppure dato di invadere, e poi ci sono dei controlli che vengono assolutamente omessi, cioè si omette l'ovvio e si va nello straordinario a fare un fuor d'opera che spesse volte mette in imbarazzo anche le stesse istituzioni. Ormai i dispositivi digitali sono diventati i padroni della nostra esistenza. Hanno preso sopravvento su quella che era la ordinarietà con cui tutti noi eravamo abituati a fare i conti in maniera ordinata. E oggi lo straordinario è diventato superiore rispetto all'ordinario. Siamo messi malissimo. Non esiste in questo momento la privacy. Qualunque cosa uno viene subito pubblicata sul web. Male, perché non c'è nessuno che controlla. A Palmi è abbastanza bene. Più che altro vedo persone che non hanno nulla da fare e passano il tempo a fare queste cose. Non credo molto bene, proprio ci sono delle difficoltà assolutamente di premunirsi proprio di questi dispositivi digitali e poi di difendersi. Le opportunità sì, purché siano regolamentate. Rubano anche la privacy dai telefoni, non so se su Facebook, queste cose qua, non so come fanno, ci vuole più tutela e più privacy. Diciamo che ci sono alcune cose che sono sicure, ci sono altre che non sono sicure, ma penso che dipenda più da noi per determinate cose per essere sicure. Oggi si vive con l'informatica, senza informatica non si fa più niente, sicuramente è una cosa positiva, però bisogna stare attenti perché non sempre quello che sembra che è positivo può essere sicuro. Non è che sono un amante, diciamo, lo uso solo per stretta necessità. Tutto qui. Ci vorrebbe una privacy anche per il telefonino. Sì, certo, si ravvedono.